Proiettiamoci 40.000 anni nel futuro, distopico, inquietante e ultraviolento, di Warhammer 40.000 con il nuovo Dark Tide. La trama del gioco è stata scritta dall'autore Dan Abnett, celebre per aver collaborato anche con Marvel e DC Comics, e vede al centro una squadra di agenti dell'Inquisizione composta da reietti e criminali, una sorta di Suicide Squad in salsa Warhammer, impegnata ad indagare su una potenziale infiltrazione del caos nella colossale città alveare di Tertium, sul pianeta Atoma Prime. La trama si svilupperà su base settimanale, seguendo una meta narrativa prestabilita. Interpreterete così uno dei membri della Inquisitor Squad, ma a differenza di altri giochi in stile Left 4 Dead, Dark Tide vi offre un robusto tool di creazione, in cui personalizzare non solo l'aspetto e la voce del vostro personaggio, ma anche il suo background, con una serie di scelte in stile Mass Effect, che andranno a definire chi è e da dove viene, compresi dettagli come il pianeta di origine e il reato che l'ha portato ad essere prima braccato da e poi inserito nell'Inquisizione. Queste decisioni modelleranno i dialoghi durante il resto del gioco, con un flusso costante di battute e opinioni. Ma veniamo al gameplay. Il ciclo di gioco principale di Dark Tide si basa sulla formula stabilita dai giochi in stile Left 4 Dead ormai più di 10 anni fa. Affronterete una varietà di missioni che vedranno il vostro gruppo di 4 giocatori viaggiare attraverso la città alveare di Tertium, con orde di nemici di base ed elite pronti a massacrarvi ad ogni piè sospinto. Ogni personaggio avrà a disposizione un'arma a distanza e un'arma da mischia, e dovrete alternarle per gestire la varietà di sfide che il gioco vi lancerà. Le armi da mischia saranno quelle più utilizzate e saranno ottime per decimare enormi folle di nemici, mentre pistole, fucili e altre armi da fuoco potranno sia farvi supportare il gruppo che concedervi un attimo di respiro se vi troverete in difficoltà. Inoltre, ogni classe di personaggi ha una serie di abilità passive e un'abilità specifica, come il Bull Rush di Ogier, una travolgente carica che catapulterà il gigantesco guerriero tra le fila nemiche e gli permetterà di abbattere tutti i nemici sul suo cammino. Insomma, questo Warhammer 40.000, Dark Tide, sembra capace di accontentare sia i fan del mondo brutale e ultraviolento della saga futuristica di Games Workshop, sia coloro che sono in cerca di un nuovo ed esilarante shooter co-op per divertirsi con gli amici. Black Friday di GameStop continua ancora per poche ore. Fino alla mezzanotte di lunedì trovi offerte su videogiochi, console, accessori e gadget con sconti fino all'80%. Il negozio è online.